Ok ragazzi, una cosa che spero sempre quando registro questa serie è che sperare che l'audio si senta bene. Comunque, da quando è che ci sono i nemici della tecnica? Questo non lo sapevo. Mi avete mentito, bastardi! Bello che a volte c'è Chopper che fa l'attacco dei missili due volte invece che una volta, e quindi è una cosa stupenda. E vai, io non mi devo aver sistemato anche questi. Perfetto, intanto lì sotto, ragazzi, sto livellando, se l'avete visto, gli Skylander dell'elemento buio che poi utilizzerò nell'ultima isola. Controllava la batteria del telefono, scusate, sono lì poi. Ok, Valle della Rigenerazione. Beh, questo può più starci rispetto a Valle delle Bombe della Valle d'Arcobaleno. Ok, comunque livello 33. Cioè, siamo a livello quale? Livello... La tosse. Siamo a livello 6. Siamo al livello 6 e sono a malapena allora al livello 33. Allora gli ho fatto i calcoli sbagliati, allora ho livellato troppo fra un po'. Madonna, ragazzi. Ormai mi sento come quando devo livellare gli Skylander, mi sento così, faccio fuori i nemici pochi 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 colpi e vinco. Che poi è la parte più noiosa, ricordo tutti di quando devo registrare questi giochi qui cui devi livellare, e per l'appunto la parte noiosa è dover livellare i personaggi. Quindi sì, devo dirlo, mi sta veramente annoiando a fare i nemici così facilmente, forse non avrei dovuto livellare così tanto. Ma... mi aveva ammazzato Gigant oppure... no, non mi aveva ammazzato Gigant. Allora perché ha scomparso Gigant dalla schermata? Mio Dio, si sta ricoglionendo il telefono. Oddio ragazzi, si stiamo ricoglionendo un po' tutti. Mi sto ricoglionendo io, si sta ricoglionendo pure il telefono. Non va bene come cosa. Non va bene, non va bene come cosa. Non va bene, non va bene. Mi sa che siamo arrivati a livello 7. Giusto, avevo fatto giusto i conti prima. Prima di livello 6, sì, livello 7. Macina Camel, sì, sono arrivato a livello 7, Pegnatta a livello 35. Madonna, solo? Va bene, va bene, va bene. Pensavo arrivassi che fosse a livello 38, invece no. Va bene. Vabbè, Pegnatta, vabbè, livello basso, va bene così, va bene, sì. Va benissimo, va più che bene. Abbiamo la vita facile.
Dio quanto lagga. Lagga. Le. Allora, signor Pegnata. Eccolo qua. Pegnata, anche lui un cattivo di Trap Team. Non è dei dubbi, è l'espio. Ma chi è quel tizio di fronte al portale? Non è quel Pegnata. Che cosa? Pegnata sta proteggendo il portale. Non dimmi che sta aiutando Chaos. Che volete? Andatevene. Qui non c'è posto per voi. Senti, stiamo cercando qualcosa chiamato Libro della Magia Arcana. Ne hai sentito parlare? Eh? Cosa vi stai chiedendo? Capisco, scommetto che ce l'hai tu. È la mia occasione per diventare Tomb Raider. Ah sì, ecco, perché una cosa non avevo mai detto. L'hai detto, sta di Pegnata. Pegnata, e appariva tra le storie del video dei sensei, un video che ho caricato sul vecchio canale del 2016, andatevelo a vedere. E di cui praticamente diceva che Pegnata voleva diventare un Tomb Raider, anzi aveva fatto parte di Tomb Raider alla fine, perché si voleva verificare tutte le persone che lo portavano in giro, perché appunto era una pignatta vivente, no? E quindi, solo che alla fine, nel senso che l'avevano ingannato, e qual è appunto, ha detto che okay, basta, non ho più, che non voglio più avere a che fare niente con queste cose. E quindi adesso però, causa a quanto pare, gli ha fatto cambiare idea, costringendolo tra parentesi, ma ok. Dov'è il libro? Cosa sai? Oh, ma io sono in guardia, guerriero, caramella ore 12. Guerriero, caramella ore 12, uno solo. Ok, Pegnata, ti faccio fettino, ti faccio a pezzi, ti apro come una pignatta. E tra l'altro una cosa che ho sempre scoperto da poco è che i nomi dei cattivi di Trap Team, di Skyrim e Trap Team, sono diventati meno che giochi di parole. Tipo Pegnata, Pena e Dolore, Iatta è quello della pignatta, sono dei giochi di parole. E abbiamo sconfitto Pegnata. Pegnata, spero proprio tu abbia imparato la lezione. Non ci posso credere. Tutti i miei guerrieri caramella sono stati sconfitti. Ah, però comunque quelli di Perone erano guerrieri caramella. E hanno tutt'altro che caramelle. Però ok. I miei giorni da dovere sono già finiti. Non ci credo. Avrei dovuto pensarci meglio. Avevate ragione. Non avrei mai dovuto dare retta a Chaos. Ecco, vedi che si crede. C'ha un po' di senso della ragione. Se può aiutarvi, conosco dove si trova Wolfgang. Dovrebbe essere al villaggio Tomba delle Ossa. Potrebbe avercelo lui il libro. Ecco, Wolfgang invece è un duede. Già, grazie. Ora non abbiamo tempo da perdere. Dirigiamoci verso il villaggio della Tomba delle Ossa. Un altro filmato. Ah, qui ci ricorda. Ecco, qui ci ha ricordato l'evento che è successo nel primissimo gioco di Skylanders, Skylanders Spiral Adventure, dove per l'appunto il cuore di Lucia è stato distrutto dall'Idra e Baroneon è rimasto sotto forma di spirito. Ok. Bene, ce l'abbiamo fatta. Direi quindi che possiamo già dirigerci alla Valle Tomba delle Ossa. A villaggio Tomba delle Ossa, adesso ce l'ho con le valli, perché tutti i livelli di valle, come valle, si chiamano valle. Però che... Okay.